oggi voglio parlarvi del mio telescopio. Dov'è? Proprio qua, eh? Adesso ve lo faccio vedere. Dunque, vi stavo dicendo, questo in tutta la sua lunghezza è il mio telescopio. Vediamo un pochino, lo facciamo un po' girare. Allora, questo telescopio è di tipo riflettore, è composto da un tubo praticamente e da una base in legno che mi permette di girarlo nella posizione che voglio, ma anche di abbassare o alzare il telescopio. Questo telescopio si chiama anche riflettore. I Newton, tutti i telescopi Newton sono riflettori, cioè hanno questo schema ottico. Ecco, quello è lo specchio primario, è uno specchio grande che praticamente riceve la luce e poi la rimanda in questo punto. Ecco, questo si chiama specchio secondario, è più piccolo. Praticamente riflette la luce dal primario e la manda qui, dove c'è il focheggiatore. Dall'altra parte del focheggiatore possiamo, se non c'è un'ottica montata, vedere il fondo dello specchio. Adesso vi descrivo le altre parti del telescopio. Dunque, questo è il focheggiatore. Questo serve per mettere a fuoco l'immagine. Vedete, che fuoriesce un po' come con i teleobiettivi, ecco, stessa cosa. Qui ci mettiamo un oculare, ecco, questo è uno dei tanti che ho, uno, ecco, poi si fissa, ecco, così non si muove. E poi quando ovviamente guardo le stelle, i pianeti, la luna, quello che voglio, metto a fuoco, a seconda dell'oculare uscirà più o meno. È una parte importante questa del telescopio, perché è quella che mi permette praticamente di vedere tutto quello che viene catturato, diciamo così, dallo specchio primario, che è quello specchio che vi ho fatto vedere in fondo. Questo invece è un cercatore, che è un piccolo telescopio. Questo è sempre un cercatore a punto rosso, è praticamente come il mirino di un fucile, di un fucile laser. Poi però perfeziono il tutto con questo cercatore, perché il cercatore a punto rosso comunque è un po' approssimativo nella posizione. Poi, allora, come vi ho detto, è composto da una base e dal tubo, il telescopio. Semplicemente il tubo si infila su. Qui ci sono due supporti, uno qua e uno dietro, la stessa cosa dall'altra parte, dove questa parte del tubo viene inserita e poi bloccata tramite le due manette che ci sono sui lati. In effetti è un telescopio molto semplice. Il telescopio Dobson ha movimento altazimutale. Se volessi avere un movimento equatoriale, potrei comunque montarlo su di una base. Spero che l'argomento vi sia piaciuto. Adesso sapete cos'è un telescopio Dobson, cioè il mio telescopio. Per chi è più curioso, trovate sul fondo del filmato lo schema ottico del telescopio. Sul canale, trovate anche i filmati astronomici che metto, ci sono anche quelli del sole. Vi ringrazio e ricordo a chi non è ancora iscritto che se volesse farlo di attivare la campanella per restare aggiornato su tutti i contenuti nuovi che metterò sul mio canale. Ciao a tutti, grazie amici, ciao!